Penso una parata che ha fatto il portiere al Gervis, sì, ha preso la palla rincrociata, grande portiere, ma merita un portiere. Cioè, e come sono pure i portieri, stanno là per parare, non per far presenza. Ecco, è stata una partita, secondo me, è stata una partita equilibrata. La Gervison per me non è una sorpresa, perché a partire dal dato ho detto, ma l'abbiamo fatto 2-2, che è una squadra che è ben allenata, ben organizzata, una squadra che ha qualità, ha giocatori che hanno umilità dei campionati di Lega Pro, non ha una squadra di ragazzini o alle prime armi. Qua è una squadra che crea difficoltà a tutti i campi, io ero convinto già allora, e ha dimostrato attraverso qualità di gioco e equilibrio nelle due fasi di gioco di meritare dove sta. Ma noi abbiamo fatto una buona partita lo stesso, non siamo stati continui su alcune cose. Voi vedete le azioni di gol, parate del portiere, io vedo le ripartenze sbagliate 4 contro 2, 3 contro 1 che abbiamo sbagliato. Cioè, per me sono palle gol questo, poi ognuno è libero di vederlo. Io penso che sia stato un pareggio molto tirato da entrambe le parti. Hanno giocato tutte e due squadre, hanno provato. Penso che sia un pareggio giusto. Non possiamo, il primo tempo il portiere ha fatto un'altra parata, ha fatto una bella parata. L'uscita che fa il portiere, che avete la Gervison, sono usciti un portiere di qualità di categoria superiore, andando a prendere quelle palle là, come l'ha preso su Vacca e anche sul Foggia, la parata che ha fatto il primo tempo. Non penso che non sia stato impegnato il portiere. La cosa importante era non perdere, perché se avessimo perso sarebbe stato un pochino tutto più complicato. L'aver fatto un punto contro una squadra importante con una grande prestazione sicuramente dà forza ai ragazzi a quello che vogliamo continuare a fare, perché non c'è assolutamente intenzione, cioè non è che noi aspettavamo per Messina per fare bella figura, per fare il gran galà e finire il campionato. Ci dispiace soltanto che qualche episodio è stato negativo, perché una parata ha fatto il loro portiere e una parata ha fatto il nostro portiere, un gol abbiamo fatto noi e un gol abbiamo fatto loro, però c'è l'episodio del calcio di rigore dove viene ammonito il terzo giocatore diffidato e probabilmente c'era rigore a favore nostro. Quindi chiudiamo una settimana un pochino negativa per quanto riguarda i giudizi arbitrali, però tutto questo non facciamolo passare per un piagnisteo, perché non siamo abituati a piangere. Accettiamo il risultato, è normale che un po' di rammarico c'è, perché per quello che si è visto in campo, secondo me un pochino qualcosina in più avremmo meritato noi, però lo accettiamo.